Quella che sto per raccontare è un'avventura del tutto paranormale, capitata prima alla mia ragazza e poi a me. Per molto tempo lei mi raccontava che in camera sua, sul comodino, c'era un carillon di una bambola in porcellana. Una notte fu svegliata dal suo cane, che abbaiava insistentemente. Quando aprì gli occhi si accorse che il carillon girava e suonava, senza che nessuno lo avesse azionato. Quando la mia ragazza mi raccontò questa strana vicenda, le dissi che probabilmente la cosa fu solo immaginazione e le consigliai di andare a letto presto la sera, in modo che avrebbe riposato bene. Ero scettico, non le volli credere. Con il passare dei giorni lei diventò sempre più irrequieta e mi supplicò per farmi dormire da lei. Aveva paura e presi sul serio la cosa. Forse in mia presenza si sarebbe tranquillizzata. La prima notte che passai da lei, prima di metterci a letto, controllai bene il punto esatto dove si trovasse l'oggetto. Era sempre lì, sul suo comodino. Non successe nulla. Dormimmo tranquillamente. Nessuna melodia risuonò in quella stanza. La tranquillità svanì il mattino seguente, però, quando trovammo il carillon sul pavimento. Iniziai a credere che la mia ragazza soffrisse di sonnambulismo, però mi chiedevo, perché il cane non ha abbaiato come la sera precedente? Uscimmo fuori in giardino a controllare che il cane fosse lì, nella sua cuccia, e in effetti era appisolato nella sua cuccia. Quello che ci scioccò fu la porta secondaria di casa sua. La trovammo socchiusa, molto strana come cosa, visto che di solito mia suocera la chiudeva bene prima di andare a letto. So che sembrerà strano, ma iniziai a prendere la cosa sul serio. In quella casa succedevano cose strane e l'unica ad accorgersene era la mia ragazza. Mia suocera non si accorse di nulla. La melodia di quell'oggetto risuonava solo nel posto in cui si trovava. I giorni successivi passarono bene, finché la notte di 3 giorni dopo, mentre dormivo, udii quella melodia. Non potete immaginare la sensazione di paura che provai. Quel suono, così dolce ma così inquietante, sembrava volesse comunicarci qualcosa. La mia ragazza si mise a piangere. Piangeva come una bambina. Mi alzai per farlo smettere. L'abbracciai. Quella notte non riuscimmo a chiudere occhio. Preso dalla curiosità, chiesi a mia suocera da dove provenisse quell'oggetto. Iniziò a raccontarmi che quel carillon le era stato regalato da una signora, amica di famiglia, apparteneva a sua figlia. Purtroppo, la piccola morì, investita da un'automobile mentre giocava con il carillon. Pensò bene di regalarlo alla figlia della sua amica, in modo che avrebbe potuto giocarci. Mi si gelò il sangue. Prendemmo l'oggetto e lo portammo alla parrocchia del paese. Qualcosa raccontammo anche al parroco, che giustificò la cosa come condizionamento. Lasciammo l'oggetto nell'ufficio donazioni e di questa avventura ci è rimasto solo un macabro ricordo. Sono un ragazzo di 20 anni. Possiedo una pasticceria nella provincia di Napoli. Lavoro di notte e proprio in una di queste, qualche mese fa, verso le 4, accadde qualcosa di anomalo, inspiegabile. Aperto il locale, cominciai a cuocere i cornetti e a friggere le graffe. Ero in compagnia di un mio dipendente e tra un'infornata e un'altra cominciammo a parlare di eventi paranormali, così, senza nessun motivo in particolare. Entrambi mettevamo in discussione l'esistenza di un Dio. Fino a qui tutto normale. Ma poi, ad un tratto, sentimmo un rumore provenire dal reparto punto vendita. Andai a controllare e notai che la foto di Gesù Cristo, posta sullo scaffale dietro ai quadri, era inspiegabilmente caduta a terra. Rimasi impietrito e non vi nascondo che provai paura. Maurizio, il mio collega, era stupito. Ma dopo un po' continuammo a lavorare come se nulla fosse accaduto.
Nei giorni successivi lavorammo tranquillamente. Evitammo però di parlare di argomenti che potessero suggestionarci in qualche modo. Solo un paio di settimane dopo iniziai a notare delle anomalie. Spesso il telecomando della TV cadeva da solo dal bancone. La porta del bagno si chiudeva violentemente, senza che nessuno vi fosse entrato, e come se non bastasse, avevo la sensazione di vedere con la coda dell'occhio un'ombra. Trovavo la TV accesa ogni qualvolta in piena notte alzavo la saracinesca. Giorni fa un cliente della pasticceria mi ha fermato per chiedermi chi fosse l'anziano che di notte si aggira nel laboratorio. Ma io di notte, fatta per qualche eccezione, chiudo sempre la porta a chiave. Per curiosità ho chiesto al mio cliente di descrivermi l'anziano. Lui mi ha detto che è basso, con i capelli rasati. La descrizione si avvicina in modo assurdo a come era fatto mio nonno, deceduto ormai da diversi anni. Sono passati circa 4 mesi dall'accaduto e nel laboratorio sento un clima diverso, positivo. Mi sono abituato ai rumori, alla TV che si spegne da sola e al forte odore di rose, fortissimo, che mio padre, anche lui, un pasticcere, sostiene di non sentirlo affatto. Non nego che queste cose a volte mi fanno rabbrividire. Un ultimo evento che mi ha sconcertato è accaduto ieri mattina, mentre guardavo la replica del mio programma preferito. Il canale all'improvviso si è cambiato in automatico e il televisore si è sintonizzato su un documentario fatto sul luogo di nascita di mio nonno. Non vi nego di essere scoppiato in un intenso pianto di felicità, accompagnato a qualche pizzico d'ansia. Ma non importa, mi consola tanto sapere che ora la notte sono in compagnia di qualcuno. Mi sento protetto. Da quando accadono questi eventi, tutto va per il verso giusto. Vi saluto, vado a cuocere altri cornetti. Grazie per avermi ascoltato. Mi chiamo Gabriele, sono un ragazzo normalissimo, con una grande passione, la storia della Prima Guerra Mondiale. La mia esperienza è avvenuta il 12 giugno di quest'anno e non potrò mai dimenticarla. Essendo un accanito collezionista di cimeli della Grande Guerra, tengo in camera le mie 2 più importanti divise, ottenute dopo numerose contrattazioni. La prima divisa apparteneva ad un generale austriaco, la seconda è una divisa da truppa italiana. Le adoro, tutti i giorni le pulisco, o meglio, le pulivo. Non voglio più averci a che fare con la guerra. Quel pomeriggio del 12 giugno, la divisa austriaca cadde dalla cornice in cui si trovava, frantumandosi con essa. Ogni mia teoria su come possa essere successo si rivelò errata, e del tessuto non può essere distrutta cadendo. Non diedi troppo peso alla cosa, e per evitare ulteriori disguidi comprai un manichino per la mia divisa italiana. Quest'ultima si mostrava molto più a suo agio, la polvere non la colpiva e l'insieme estetico era migliore. Il giorno dopo comprai, ad un'ottima offerta, un fucile da soft air, uguale, identico a quello italiano, a cui avevo allegato la mia baionetta, ottenuta in un mercatino dell'usato. I giorni passarono e nulla successe più fino agli inizi di luglio. Una mattina, appena sveglio, per la furia di uscire con dei miei amici, uscii di casa dando un solo sguardo veloce ai miei cimeli. Notai però che la divisa aveva sulla punta di una manica una macchia rossa. Pensai, muffa? Durante la mia uscita, una pigna mi colpì una mano, frantumandomi il polso. Uscii un po' di sangue, poi fui portato al pronto soccorso. Rincasato con mia madre cenai e poi andai in camera mia. Ricordandomi della macchia, gli diedi un'occhiata e corrispondeva al punto in cui fui colpito dalla pigna. Coincidenze. E con serietà tornai a dormire.
Una settimana dopo, circa, al mio risveglio notai che durante la nottata la baionetta era caduta e aveva strappato il mantello in dotazione alla divisa. Rammaricato, nel pomeriggio portai il mantello da una sarta amica di famiglia. E durante il ritorno, due strani individui mi si avvicinarono con un coltello e con tono minaccioso mi dissero di dare loro tutti i soldi che avevo con me. Impaurito, diedi immediatamente i soldi e dopo avermi sferrato un pugno in faccia, fuggirono. Mia madre, all'arrivo a casa, mi fece notare un taglio che avevo su tutta la schiena. Scosso e agitato salì in camera e restai a guardare quel manichino per circa 2 ore. Non può essere tutto legato, ma ancora una volta diedi la colpa al fato e dopo un paio d'ore mi riaddormentai. Non passarono che 3 giorni che al mio risveglio notai un cambiamento. L'elmetto aveva un foro di proiettile da lato a lato. Persi la ragione, per un paio di momenti scoppiai in pianto. Oddio, finisce così, sussurravo tra me e me. Mi feci coraggio, diedi la colpa ad una mia svista e uscì con mia madre per andare in banca. Ho tremato per tutto il tempo per paura di una rapina, però non successe nulla. Io ancora scosso continuai la mia giornata, senza esiti negativi per fortuna. Prima di andare a dormire diedi un'occhiata al manichino e mi addormentai. La notte, più o meno alle 5, mi svegliai. Vedevo il sole entrare dalle tapparelle, ma non potevo muovermi. Pensai subito ad una paralisi del sonno e con questa convinzione stetti 2 minuti a guardare le tapparelle. Poi sentii un qualcosa alla gola, freddo, liscio. Mi girai e vidi lui. Un uomo con addosso la mia divisa e con il fucile e baionetta puntati alla gola. «Ho ucciso il nemico! A sangue freddo! Ucciderò te la prossima volta che mi metterai in dubbio!» Io muto, spaventato e traumatizzato, lo guardavo dritto in faccia. Peccato che non l'aveva una faccia. Sembrava dilaniato da una bomba. A un certo punto mio padre passò davanti alla mia camera e lui, fissandomi per un secondo, sparì nel nulla. Il fucile cadde e mi sbatté sul petto. La divisa sulle gambe e l'elmetto caddero a terra, ruzzolando per un paio di metri. Mio padre, sentendo il rumore metallico, entrò e mi chiese cosa stesse succedendo. Io con lo sguardo nel vuoto. Nulla. Quella divisa si trova da allora in una scatola ermetica in soffitta. Nell'esatto istante in cui chiusi la scatola, uno sparo. Io non sto trovando motivazioni logiche. Siate prudenti con gli oggetti del passato.